Bene, è 1:26, ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione, buonanotte e ci vediamo domani. A tutti buonasera. I contadini del mondo stanno affrontando le conseguenze delle temperature più elevate mai registrate nella storia dell'agricoltura. Per il quarto anno consecutivo la produzione di grano in grandi paesi produttori di cereali come gli Stati Uniti, la Cina e l'India è stata inferiore ai consumi. Detto questo, vediamo adesso la situazione nel nostro emisfero e in particolare in Europa. È appena passata una perturbazione con le sue piogge, con i suoi rovesci, i suoi temporali. Ora il tempo va migliorando per l'aumento della pressione. Però qui si va scavando una grande conca di bassa pressione con tutti i sistemi perturbati che si svilupperanno nei prossimi giorni dalle Canarie verso la penisola iberica, verso la Francia, le isole britanniche e verso il mare del Nord. Però toccheranno anche le nostre regioni settentrionali. Da venerdì probabilmente avremo nuove piogge sul nord-ovest e sulle Alpi. Vedremo intanto, ecco, un'occhiata come di consueto alle temperature, il confronto è con i valori normali del periodo, previsioni, diminuzioni in quasi tutte le regioni. La Sicilia però avrà qualche aumento, vediamo le massime, sono intorno ai valori normali. Reggio Calabria ha registrato 30 gradi, previsioni sono quelle indicate al centro del teleschermo sull'Italia con le macchie di colore rosso e blu. Ora il tempo per domani, vediamolo con queste cartine, annuvolamenti irregolari sulle regioni settentrionali con qualche pioggia sul settore nord-orientale di passaggio e poi la situazione va migliorando. Qualche annuvolamento sfiora la Puglia e altri, vedete, sono sulla Sardegna e sulla parte occidentale del Tirreno, Sicilia occidentale. Ora vediamo la situazione dei mari, poco mossi localmente, però vedete dove c'è questa cifra 3, sono previsti mossi con venti in prevalenza deboli. L'ultima cartina, fra un attimo, eccola, è per il primo giorno di ottobre. Allora notiamo qui il tempo stabile e invece annuvolamenti sulle regioni alpine occidentali, qualcuno sulle centro orientali, passano dei temporali ma sulla Francia, non sull'Italia. Aumenta la nuvolosità nel corso della giornata sulla Lombardia. Grazie per l'attenzione, a domani. Uno, con la partecipazione di Rovagnati, prosciutto cotto, gran biscotto. Quale sarà il vostro contributo? Kevin Kline. In che modo? La storia vi ricorderà. Il Club degli Imperatori. Siamo qui da qua! Ma ce ne stiamo fatti vicino al petto! Cosa non funziona più? Prometterle. Per favore, Valeria Golino, Rodolfo Laganà. Prendimi e portami via. Dal 3 ottobre al cinema. Chinese Odyssey. Chinese Odyssey. Un film che stimola la fantasia. Qualcuno ha realizzato un microcongegno. Creato per essere il killer perfetto. Spinge un bottone e causa un infarto a un capo di stato. Ci vorranno due agenti segreti per trovarlo. Bene contro male. Verità contro menzogna. Antonio Banderas. Chiudiamo la partita. Lucy Liu. Tocca a me. Ballisti. Dal 26 settembre al cinema. Voi due siete come due metà della stessa persona. Noi tre non siamo destinati a stare sempre insieme. Noi non è mai stato dentro di te.
Lui è sempre dentro di me. Il budino magico. Sono tre amici. Tre amici e un budino. Si sono imbarcati in una bella impresa. Questo budino è tutto mio! Il budino magico. Un antico potere dilagherà. Il vaso di Pandora. Angelina Jolie e Lara Croft. Tomb Raider, la culla della vita. La donna della quale sei innamorato ti ha detto: mi manchi. No, mi manchi non me lo hai detto mai. Invece mi mancava. Per sempre, dal 26 settembre al cinema. Vi stupirò. Mamma. È domenica pure per me. Ma perché non lasciamo i bambini da qualche parte e ce ne torniamo a casa a stare un po' soli e te? Ma ti pare il momento di pensare a queste cose? Poi però ha cercato di toccarmi il petto e sotto i vestiti. Io non volevo, ma lui continuava a farlo. Mi ha detto di no. Sono d'accordo. Non ci lasceremo mai. No. Noi restiamo insieme, vicini, uniti, come hai sempre detto tu. Lei diventerà il nuovo presidente dell'Afghanistan. Tu non crei perché porti un abito colorato. Maestra, se portassi la divisa, mio padre si accorgerebbe che frequento questa scuola e mi chiuderebbe in casa. Alle 5 della sera, dagli autori di Viaggio a Kandahar, il capolavoro di Samira Makhmalbaf. Perché sei qui? Vuoi vendicarti? Muoviti! Morgan Freeman, Billy Bob Thornton, Holly Hunter, Leviti, dal 3 ottobre nei cinema. È l'arma più silenziosa e letale. Perché la gente non ha più paura della giustizia! L'assassino ha ucciso la vittima nel sonno. Niente ti salverà. Cattive inclinazioni. Dal 26 settembre al cinema. Palma d'oro e miglior regia al Festival di Cannes. Entriamo da questo ingresso, ok? Sentiamo le prime bombe che esplodono là nella caffetteria, chiaro? I ragazzi arriveranno da tutte le direzioni e noi li abbatteremo come pirilli. Elephant, dal 3 ottobre, il film che non puoi perdere. Quest'autunno, Lara vi porterà... Ciao, ragazzi! ...dentro l'avventura. Angelina Jolie e Lara Croft. Tomb Raider, la culla della vita. Appuntamento a Belleville. Avventure, rapimenti e viaggi in terre lontane per un bambino, il fedele cane Bruno e tre strampalate jazziste. Appuntamento a Belleville. Sono l'ultima speranza per il mondo. Perfetto. Ognuno di loro è straordinario. Ognuno di loro fa prodigi. Salute! Ognuno di loro è parte della leggenda. Sean Connery. La leggenda degli uomini straordinari. A ottobre nei cinema. Domenico Domenicone presenta... Nicola, sta attento! Il latitante. Stronzi! Stronzi siete! Mio nipote, 26 anni aveva. Però aspetto, questa è un'idea bella. Un film vero, emozionante. Regia di Nini Grassia. Era completamente nuda. Penso che debba esserci caduta dentro. Ciao, Joe. Stai con qualcuno? Che dice la polizia? Non l'hanno ancora identificata. Pensi che lui lo sappia? Certo che lo sa. Cosa hai provato, Joe? Dimmi cosa hai provato. Young Adam, da ottobre al cinema. Non mi dire che sei uno di quei ragazzini che si sono sposati molto giovani. Credevi che fosse molto eccitante, invece alla fine era inebetente. Mi ami? Ma che domanda? Solo perché mi ritiro quando cerchi di toccarmi. Anything else? Niente come l'amore. Per fortuna.
Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte, di Melanie Moore, scrittrice. Intanto Melanie Moore, il suo nome, il suo cognome, no, o un nome d'arte? No, è un nome d'arte. Come si chiama lei, Melanie? Io mi chiamo Francesca, però che, il resto basta, ci stoppiamo. Che è un bel nome, ma Francesca. Sì, in effetti, poi come artista lo conservo, mi chiamo Melanie Francesca Moore, perché mi dispiaceva, tutti dicevano, perché no Francesca così, però non lo so, così. Certe cose non hanno motivo. Sempre? Certe cose spesso, non hanno motivo. Cioè sono come dei postulati, uno non si dice perché sì, la risposta è così, uno va a cercare il perché sì. Ma bisogna cercarlo il perché o no? No, a volte no, a volte no, perché dopo altrimenti si pensa, mentre bisogna sentire. Cioè noi siamo qua per sentire, per vivere, invece dopo quando cominci a pensare troppo, a penetrare troppo, poi la mente ci inganna e devi dire no, adesso stai zitta. Lei parla per esperienza, per sì. Il vissuto. Sì, perché pensavo troppo. E poi che è successo? E poi ho smesso perché il pensiero poi ti blocca e poi ti esalta anche moltissimo. Io non volevo finire come quegli intellettuali che poi si sentono quasi geniali o perché c'è un'autoesaltazione. Io no, sono una semplice scrittrice, io voglio scrivere della vita, dei sentimenti e voglio viverla anche. E quindi non voglio pensare troppo. Infatti i miei libri assomigliano, sono molto di carne. Nel senso Adrenalina, che... l'una di carne e due, un romanzo? Esatto, è un romanzo e... 30-40 secondi per presentarlo, per parlarci di questo Adrenalina romanzo. Perché tutti là dentro vivono uno stato adrenalinico.